Con Andrea Orlandini analizziamo i gironi della Champions per le squadre italiane. È capitato al Napoli il girone più duro? Ma il Napoli sinceramente è capitato quello un po' più difficile, ma direi, insomma, sono sempre difficili i gironi, ma credo quello della Juventus e con Real Madrid mi sembra e il Galatasaray sono quelle più importanti. Certo. Credo il Real Madrid e la Juventus ce la facciano benissimo. Per quanto riguarda il Napoli, avversari duri, Arsenal e Borussia Dortmund, ma può farcela? Credo che Borussia sia la squadra più importante, poi il Napoli può battere l'Arsenal, che può entrare benissimo anche la mia ex squadra. Ecco, ecco, restando sul Napoli, anche in campionato cosa ti aspetti dalla formazione di Benitez? È partita bene, è partita al piede giusto, però adesso che cosa ti aspetti? Ma mi aspetto che possa far benissimo. E se dico questo, bisogna subito che deve andare a vincere a Kiev o a Verona domenica o sabato, quando gioca. È una squadra importante, ha preso un grandissimo centravanti e lì ha fatto per conto mio un bel investimento. Giocare a quattro, diciamo, con quei terzini che sono più propensi a spingere che a marcare, specialmente in trasferta la vedo un pochino dura. Devono essere bravi i centrocampisti o gli esterni a abbassare per tenere un attimino anche la difesa più coperta, ecco. Ti aspetti che comunque Zuniga rimanga al Napoli oppure nelle ultime ore del mercato potrà partire? No, io penso che Zuniga in questo momento, penso che o finisce l'anno lì o se no rinnova come sembra che possa rinnovare. E credo insomma rimanga giù. E l'ultimo colpo del mercato del Napoli quale può essere? Ma io credo che il Napoli non fa più. Ha preso Zapata, che ha preso una bella punta, perché l'ho visto giocare io nel campionato argentino, mi sembra che sia un buon giocatore. Parlando del Milan, invece, che cosa pensi del girone in cui è capitata la squadra rossonera con Ajax e la squadra più difficile, Barcellona? Ma direi Barcellona prima fila e Milan e secondo Milan. Gli altri credo staranno al palo tutte le altre due squadre, ecco. Sorpreso dalla cessione di Boateng allo Schalke 04? Sì, in questo momento sì. Lui aveva fatto molto bene il ritorno nella frazione della Champions, non ho capito questa cosa, però loro si vede che l'anno scorso non è piaciuto il campionato che lui aveva fatto. Poi certamente quando si fa una cessione vuol dire che il Milan ha ricavato di più di quello che pensava. A questo punto il Milan sembra intenzionato a buttarsi su Honda, c'è anche l'idea Kakà, può essere difficile secondo te per l'ingaggio del giocatore? Sembrava che Kakà insieme al papà potesse abbassare l'ingaggio, ma se prendono Honda non possono prendere Kakà. Io credo che prenderanno uno dei due. Parliamo anche della Fiorentina, il tuo giudizio sul girone di Europa League in cui è capitata la squadra viola con Dnipro, Pacos Ferreira e la squadra del Panduri, la squadra romena del Panduri. Ma io penso che il Dnipro e la Fiorentina non siano le squadre che passeranno il turno. La Fiorentina ieri sera ha avuto una giornata non tanto bella, peccato quel rinvio un po' maldestro di Nieto, però ancora non siamo nemmeno, per conto mio, nemmeno al 70%, sicché tutto sommato mi è piaciuta un po' più la difesa ieri di tutto, diciamo, no? Certi giocatori devono rendere di più, però in questo momento fanno fatica, ma penso che la Fiorentina possa far bene in questa parte, in questo campionato. Ecco. Fiorentina prenderà un portiere adesso? Penso di sì. Giulio Cesar, l'obiettivo numero uno? Sì, direi che bisogna fare un altro sforzo e prendere lui.